Sai che non scappare! Non scappare, zaghirino mio! Salve a tutti, benvenuti nel mio canale Sentieri del Gusto. Oggi, come Sentieri del Gusto, oggi parliamo del carosello. È stato veramente bellissimo che molti di voi l'hanno notato nel video. Lascio qui la scheda dell'acqua sale, un piatto tipico nostro pugliese, un piatto ormai antico, cioè fatto con le rimanenze, con il pane raffermo, con i semi di pomodoro, ma ci si può aggiungere di tutto, quello peperoncino, patate, quello che si vuole. In questo io ho aggiunto ovviamente il carosello e molti mi avete chiesto ma che cos'è, non lo conosco così. Infatti sono andata a spulciare un po' sul web, in verità, perché sul libro non l'ho trovato, sul libro mio che ho di là degli alimentari, dove parla di tutti un po' di la maggior parte di tutti i cibi, e niente, in pratica a quanto pare è coltivato soltanto in Puglia, in alcune zone anche verso Trapani, Messina, infatti ha anche diversi nomi. Comunque il carosello è questo, detto anche barattiere, ma andando a spulciare sulla Wikipedia ci sono veramente molti nomi, alcuni trasformati con il dialetto. Per esempio noi, da noi si chiama cummarazzo, però cocomero pugliese o cocomero, cucombere, cucumedra, cucomerazzo, cumbarazzo, metriolo, cianciuffo, pagnottella, meloncella. Sì, infatti assomiglia ad un melone, ma non ci sono solo queste varietà, perché come avete capito è praticamente una specie di cetriolo, no? Però fatto dalla forma diversa, ma perché l'uomo si è divertito poi a dargli delle forme, a farle più piccole, più grandi, lunghe, strette. Vi lascio delle immagini perché è domenica e in pratica dove dovevo andare, uscite dal lavoro, dove dovevo andare a comprare altri cummarazze, no, come dico io, altri cocomeri, dove c'è carosello, dove li potevo trovare. Così vi lascio delle foto così capite bene di cosa parlo. Queste foto penso che ora vi sarete resi conto un po' di cosa parlo. In pratica è proprio, assomiglia proprio ad un meloncino, ma di solito noi lo usiamo accompagnando con la pasta, con le insalate, mangiato così ad insalata, con l'acqua e sale ovviamente. Insomma, cioè, non è che si possono fare tutte queste ricette, diciamo che è un accompagnamento. E infatti la particolarità sono i semini ed alcune varianti si possono pure mangiare, io me li mangio, mi piacciono, anche se brucia un po' l'intestino perché sono un po' difettosi questi semini, però a me ad alcuni piace. Su questo qua li tolgo perché li vedo troppo duri, in alcuni sono proprio morbidissimi, proprio come gel, e praticamente si va a mangiare, certo, la parte bianca perché si sbuccia.
si sbuccia come o un melone, ma molto 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 più semplice, molto più tenero come ortaggio. È un ortaggio che praticamente cresce nel periodo estivo, metà autunnale, ma ora, grazie alle serre, grazie all'uomo che ci lavora, lo possiamo trovare pure tutto l'anno. Le barattiere o i caroselli di solito hanno ricevuto pure una denominazione. Pare che quello di Manduria sia quello più, cioè più pregiato, ma la coltivazione, cioè io non capisco, gli hanno dato una denominazione, cioè del carosello di Mandura, del barattiere di Manduria. Però la zona dove si coltiva, dove in pratica l'uomo, il contadino, si sbizzarrisce è Gravina di Puglia. Mo' io non lo so questa cosa qui, quando l'ho letto mi è venuto così. Io ve lo dico, magari lasciatemi giù i commenti se voi ne sapete un po' di più. E così mi toglie pure la curiosità. Il bello che sotto i commenti di quel video mi avete detto pure che i nomi con cui in pratica viene chiamato, ma veramente ce ne sono veramente tanti. E mi sembra strano pure che non viene manco conosciuto in altre zone. Purtroppo questo frutto è molto soggetto all'oïdio. L'oïdio praticamente è una malattia che frutta e verdura si possono si può intaccare se non curato bene. Infatti c'è questo carosello, cioè che è un ortaggio alla fine e fa parte degli ortaggi, no? Quando ho visto che in pratica aveva queste striature, non so, ma non è che invece no, quelle sono le parti del sole colpito dove praticamente è poggiata, perché in pratica è una pianta, cresce da una pianta e cresce a terra, quindi è stato in pratica è stato colpito dal sole da questo lato e qui ovviamente era poggiato a terra, ma poi vabbè è stato lavato. Ci sono delle imperfezioni. L'oïdio di solito si presenta con dei puntini neri nel frutto, proprio molto evidenti, e quello diciamo che fa male al frutto, fa male pure a noi se lo mangiamo, però grazie al cielo è un frutto sano. Cioè un ortaggio sano. Il carosello barattiere, lo dirò sempre così voi capiate. È un frutto amante delle diete. Immaginate che per 100 grammi contiene soltanto 13 calorie. È veramente amante veramente di queste diete, ma non solo. Sono disintossicanti e diuretici, infatti io vi ho detto, è quello che mi succede spesso, che mangiando i semini può far male agli intestini, può creare bruciore, ma è molto molto lassativo. Di solito questo si gusta l'estate a mare, bello fresco, per potersi idratare perché contiene la maggior parte acqua. Contiene vitamina A, C e sali minerali come potassio, calcio e fosforo, insomma, è un ottimo alimento, però il consiglio che vi do è di non esagerare perché può far male. Spero che con questo video ho soddisfatto la vostra curiosità. Io non ho altro da dire, se me ne ricordo magari vi aggiornerò video con altri video e niente, noi ci vediamo al prossimo, buona giornata a tutti, ciao ciao!